Nel mese dal 1° luglio a oggi sono arrivati assistenza di interscambio con riferimento all'obbligo di fatturazione B2B per quanto riguarda le cessioni di carburanti e i subappalti, le subforniture, poco più di 5 milioni di fatture, considerando, diciamo, anche il mese di agosto. Insomma, non sono un numero esorbitante, ma non sono neppure un numero ridicolo, diciamo, se pensiamo che tendenzialmente le fatture PA sono molto di meno. Detto questo, i tempi di elaborazione del sistema di interscambio, quindi i tempi con cui il sistema di interscambio ha dato una ricevuta a chi ha trasmesso la fattura, sono dell'ordine, variano tra pochi minuti e un paio d'ore. Quindi, diciamo, la questione dei 5 giorni è una questione che deve essere, diciamo, calata all'interno di quello che è previsto nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. I 5 giorni, è stato scritto nel provvedimento, è un tetto ovviamente che per cautela, è stato inserito, all'interno del provvedimento, in quanto se si dovessero concentrare centinaia di milioni di fatture in un giorno solo, ovviamente il sistema di interscambio, per quanto carrozzato e tarato, i colleghi di Sogei hanno fatto tutte le prove che potevano fare, ovviamente avrà un rallentamento nei tempi di elaborazione di controllo delle fatture, quindi di risposta. Ma se, come dovrebbe essere, e mi auguro che sia, il processo di fatturazione elettronica, soprattutto proprio perché è elettronico, consentirà soprattutto al regime di trasmettere la fattura tendenzialmente, diciamo, no, non concentrando tutto a fine mese, ma, diciamo, con una quotidianità che è quella poi delle operazioni, insomma, delle prestazioni, tendenzialmente, diciamo, questo problema dei 5 giorni non ci dovrebbe essere. Diciamo, il tempo di risposta del sistema di interscambio potrebbe essere molto più contenuto e quindi anche la necessità di, diciamo, correggere eventuali registrazioni di fatture poi scartate potrebbe essere, diciamo, la preoccupazione potrebbe essere meno di quella che effettivamente oggi può emergere, diciamo, pensando alla teoria. Vedremo anche strada facendo. Detto questo, sicuramente ho sentito che la dottoressa Fegacani abbia illustrato quelle che sono poi le previsioni interpretative introdotte con la circolare 13/E del 2 luglio, in cui abbiamo, diciamo, declinato le tre ipotesi fondamentali con cui si può effettuare poi la riemissione della fattura, dopo la ritrasmissione della fattura dopo che il sistema di interscambio ha mandato una ricevuta di scarto. Ecco, tornando, diciamo, sul contesto generale, io penso che la dottoressa Ferragani vi ha fatto già un ampio, diciamo, quadro sia del contesto normativo e regolamentare di carattere generale, poi anche del contesto più operativo, no? E delle varie casistiche. Io lo riprendo al volo perché ci tengo, diciamo, a ribadire alle aziende, insomma, alle ditte individuali, a chi si approccia, diciamo, per la prima volta a fatturazione elettronica, che per approcciarsi bisogna avere, diciamo, sulla propria scrivania fondamentalmente l'articolo 1 del decreto legislativo 127, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. Direi anche sul proprio desktop del computer le specifiche tecniche, che sono lunghe, però possono essere consultate di volta in volta quando c'è una necessità specifica di approfondire un elemento tecnico di come si compila la fattura, magari una fattura complessa, piuttosto che per capire bene come sono composte le ricevute, ecco, questi aspetti qua. E dopodiché quelle due circolari che sono state emanate ad oggi, che sono la circolare 3, delle 8, scusate, sempre del 30 aprile scorso, e la circolare 13 che vi ho citato prima del 2 luglio. Questi sono i documenti che dobbiamo tenere un attimo, diciamo, sempre a portata di mano e ci dobbiamo, diciamo, leggere con attenzione. Dopodiché l'altro aspetto che dobbiamo fare
per approcciarsi il prima possibile e non, diciamo, a scadenza il primo di gennaio la fatturazione elettronica, dobbiamo provare a usare, diciamo, gli strumenti che o le software house, nel caso di aziende magari più strutturate, o l'Agenzia delle Entrate hanno messo a disposizione per predisporre ovviamente la fattura elettronica, conformemente alle regole tecniche che vi dicevo prima, contenute nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, trasmettere e ricevere la fattura elettronica attraverso il postino che è il sistema di interscambio. Questi sono, qual è, ogni tanto ci chiedono qual è la differenza fra una fattura di carta, anzi diciamo la fattura come la facciamo oggi e la fattura elettronica. La differenza di fondo sta, uno, nel fatto che si è introdotto un modo standardizzato di predisporre la fattura. Devo predisporre la fattura secondo uno standard, un formato standard, che è questo XML, ma questo è complesso, in realtà no. Vedremo che se io uso anche un software gratuito che abbiamo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la compilazione e la predisposizione della fattura non cambia rispetto al passato. Devo inserire i dati obbligatori ex articolo 21 o 21 bis se faccio una fattura semplificata. È ovvio che la fattura è un documento commerciale, quindi se prima inserivo anche dei dati in più per aspetti commerciali o per aspetti regolamentari diversi da quelli previsti dall'articolo 21, avrò la possibilità di farlo anche con questo tracciato standardizzato. Però fondamentalmente non è complicato predisporre la fattura perché in realtà io mi avvalgo di un software che, ripeto, è quello magari gestionale implementato piuttosto che quello offerto dall'Agenzia delle Entrate, che mi guida a inserire i dati, almeno i dati obbligatori della fattura stessa. E in realtà poi i servizi che abbiamo messo a disposizione hanno l'obiettivo invece di far apprezzare come la fattura elettronica può essere anche un vantaggio dal punto di vista dello snellimento del processo, almeno di predisposizione. Perché? Perché uno degli elementi che abbiamo, uno dei servizi che abbiamo messo a disposizione è il cosiddetto QR code. Ogni operatore può all'interno della sua area riservata, presente nel portale internet dell'Agenzia delle Entrate, quest'area riservata si chiama Fatture Corrispettivi. È accessibile attraverso le credenziali SPID, oppure attraverso le credenziali Carta Nazionale dei Servizi, oppure attraverso le credenziali Fisco Online e Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Ecco, attraverso quest'area riservata, il singolo operatore può cliccare un pulsante, un link, e automaticamente scaricare un QR code, un codice a barra bidimensionale. Che cos'è il QR code? È, dico sempre, il complemento della tessera sanitaria. La tessera sanitaria la utilizziamo come consumatori finali quando andiamo, per esempio, in una struttura sanitaria per una prestazione sanitaria e ci devono, al momento del rilascio della fattura, ci chiedono il nostro codice fiscale, noi gli diamo la tessera sanitaria, l'operatore, il fornitore, legge con uno strumento la nostra tessera sanitaria, importa automaticamente il codice fiscale. Questa operazione ha due vantaggi: uno, quello di appunto accelerare la predisposizione della fattura in capo al fornitore, e due, avere la sicurezza di non sbagliare a digitare il codice fiscale, che è uno degli elementi obbligatori ovviamente della fattura, perché se io sbaglio il codice fiscale, no, oppure non lo inserisco, quella fattura in realtà manca di un elemento obbligatorio previsto dall'articolo 21. Quindi il codice a barra bidimensionale, il QR code, è esattamente diciamo, il complemento della tessera sanitaria per le partite IVA. Attraverso lo scarico di questa immagine, l'operatore IVA può portare con sé, stampandolo oppure per esempio salvandolo sul proprio smartphone, può portare con sé questo codice e al momento in cui arriva dal fornitore, se il fornitore usa uno strumento che è un software, che è uno di quelli rilasciati dall'Agenzia delle Entrate gratuitamente, l'app oppure la procedura web oppure la procedura stand-alone, di cui poi vi parlerò, oppure usa un software per predisporre la fattura elettronica,
rilasciato da una società privata che ha implementato ovviamente la lettura del QR code e l'importazione dei dati del QR code, leggendo quel QR code automaticamente importerà, automaticamente precompilerà quella fattura con tutti i dati del cliente, tra cui, vi ripeto, la partita IVA del cliente stesso, e poi vedremo anche il cosiddetto indirizzo telematico dove recapitare la fattura. Quindi il QR code è, diciamo, uno degli strumenti che abbiamo messo a disposizione, che consigliamo vivamente di scaricare il prima possibile da parte di tutti gli operatori. Qua apro e chiudo una parentesi, qualcuno potrebbe dire ci sono operatori che non hanno le credenziali né SPID né Carta Nazionale dei Servizi né Entrate Fisco Online, abbiamo difficoltà, non usano il computer così spesso, possiamo delegare a un intermediario? Sì, certamente è previsto dal provvedimento del 30 aprile. Si può dare una delega a un intermediario, l'intermediario entra per conto del proprio cliente nel portale fatture corrispettivi e farà lui la generazione di questo QR code per conto del proprio cliente, ovviamente poi lo rilascerà il cliente. Immaginate anche il vantaggio di usare questo QR code da parte di soggetti invece più grandi, per esempio aziende, dove ci sono dei dipendenti che magari vanno in giro con le auto aziendali e devono fare rifornimento di carburante oppure devono pranzare e devono dare la partita IVA appunto della propria azienda per far emettere la fattura a carico della propria azienda, qualora non si facciano le cosiddette pezze giustificative da rimborsare al dipendente. Anche in quel caso questa immagine del QR code con i dati anagrafici e diciamo della partita IVA della società può essere poi rilasciato a tutti i dipendenti che di volta in volta lo possono utilizzare per consentire di velocizzare e garantire la correttezza, almeno nella parte dei dati del cliente, della fattura. Questo significa che ovviamente se verrà utilizzato la lettura di questo QR code anche si abbatteranno notevolmente i rischi di scarto della fattura qualora uno degli elementi di scarto, sapete, è appunto la verifica della partita IVA del proprio cliente, del cliente, quindi del cessionario committente riportato in fattura. Se ovviamente questo viene acquisito automaticamente attraverso la lettura del QR code generato dal sito dell'agenzia, i rischi di scarto per questo motivo praticamente si azzereranno. L'altro elemento fondamentale, l'altra differenza fondamentale della fattura elettronica con la fattura, chiamiamola analogica, ma in realtà oggi tanti fanno la fattura col computer, poi la salvano in PDF e la mandano per email. E a norma vigente, in realtà, se io poi ricevo quella fattura per email, di fatto ho fatto una fattura elettronica. Però ecco, diciamo. Non si usa dire che è una fattura elettronica quella, però ecco, allora se io faccio una fattura di carta lo posso capire la differenza, ma se oggi sono già abituato a predisporre la fattura con un computer, diciamo che il passo per la fattura elettronica è veramente corto. Quindi diciamo che l'altro elemento di differenza sostanziale è il fatto che io non posso trasmettere questa fattura predisposta elettronicamente direttamente al mio cliente o chi per lui la vuole prendere ed elaborare. Devo necessariamente spedirla a un postino, che è il sistema di interscambio, quindi consegnarla a questo postino. Questo postino leggerà su questa fattura l'indirizzo del soggetto a cui deve essere recapitata la fattura e consegnerà questa fattura all'indirizzo riportato in fattura. Pertanto l'indirizzo telematico da riportare in fattura è un elemento obbligatorio rispetto agli altri elementi obbligatori ex articolo 21. Perché? Perché altrimenti in assenza di quello il postino non sa dove recapitare. Il vantaggio, diciamo, da un lato può essere un vincolo, dall'altro le diamo il vantaggio. Il vantaggio è, prima di tutto, che la fattura viene verificata nella sua parte formale, quindi non ci sono errori formali se passa la fattura dal sistema di interscambio.
Il sistema interscambio verifica che ci sono compilati almeno i dati obbligatori ex articolo 21, ripeto pure 21 bis se si tratta di una fattura semplificata. Dopodiché non entra tanto nel merito del contenuto, se non andando a verificare appunto se la partita IVA del cedente prestatore ovvero la partita IVA, ovvero il codice fiscale del cessionario committente riportati in fattura, sono presenti in anagrafe tributaria. Quindi uno dei quesiti è se la partita IVA del mio cessionario committente è cessata o il codice fiscale del mio cessionario committente fa riferimento a un soggetto, a un codice fiscale di un soggetto deceduto, la fattura viene scartata? La risposta è no, non viene scartata perché quegli identificativi fiscali sono presenti in anagrafe tributaria. Perché si è fatta questa scelta? Vedo i colleghi della Guardia di Finanza, quindi vi vorrei rassicurare da questo punto di vista. Si è fatta questa scelta perché ci sono dei casi, ovviamente, in cui la fattura, magari vediamo una fattura differita, può essere trasmessa ovviamente in un momento in cui è diciamo, successivo al momento di effettuazione dell'operazione e nel frattempo quella partita IVA è cessata oppure quel soggetto, cliente, persona fisica finale è deceduto, quindi non potevamo prevedere uno scarto a priori di queste situazioni. Ovviamente il vantaggio dal punto di vista dell'amministrazione finanziaria è che solo la fattura che transita attraverso il sistema di interscambio è la fattura valida, per cui diciamo, noi sapremo ovviamente se la fattura è stata intestata a un soggetto che è cessato e quindi potremmo magari anche con più facilità intercettare fenomeni di frode. Invece la fattura viene scartata se la partita IVA, il codice fiscale del cliente, appunto, non esiste in anagrafe tributaria, quindi è stato fatto un errore. L'altro controllo che fa il sistema di interscambio, il postino, quando arriva la fattura, è verificare che ci sia coerenza fra i dati dell'imponibile, dell'aliquota e dell'imposta. Ovviamente se io metto 1000 di imponibile, metto 22 di aliquota e l'imposta la scrivo a 100, c'è una incoerenza e quell'incoerenza viene segnalata e viene scartata la fattura. Ricordo che la fattura scartata sia per non emessa, quindi bisogna riemetterla. Il sistema di interscambio non va a controllare nel merito gli elementi diciamo obbligatori ulteriori, per esempio, se è stato compilato il CAP piuttosto che l'indirizzo, non va a controllare se quell'indirizzo è esattamente l'indirizzo della controparte. Perché? Perché diciamo, inizierebbe a fare tanti scarti più formali che sostanziali, si innesterebbe un po' di caos. Quindi questi controlli più diciamo di sostanza non li fa. Peraltro non è compito del sistema di interscambio fare questi controlli più approfonditi, ovviamente. L'obiettivo del sistema di interscambio è verificare, diciamo, che formalmente quella fattura è tendenzialmente corretta e poi consegnarla alla controparte. Quindi l'elemento fondamentale che non dobbiamo mai dimenticarci di inserire dentro la fattura quando la predisponiamo è la valorizzazione del cosiddetto campo codice destinatario. Questo codice destinatario può essere valorizzato con due valori fondamentalmente, un valore, un codice di 7 cifre che ci comunica il nostro cliente. Quindi noi dovremmo avere sempre l'accortezza, se siamo ovviamente stiamo facendo la parte dei fornitori, di chiedere al nostro cliente, oltre ai dati anagrafici e la sua partita IVA, anche l'indirizzo telematico dove vuole che gli spediamo questa fattura. Il nostro cliente ci potrà dire una PEC. E in quel caso noi compiliamo nel campo codice destinatario un valore di 7 volte 0 e nel campo della PEC, la PEC, l'indirizzo PEC che ci dà il nostro cliente, oppure il cliente ci potrà dare un codice di 7 cifre che è il suo codice destinatario, cioè un codice che individua, diciamo, il canale telematico web service o FTP che lui o chi per lui, il suo provider, ha abilitato con il sistema di interscambio. Allora a quel punto se ci dà questo codice di 7 cifre e noi lo riportiamo nel campo codice destinatario. Il cliente alla domanda ci dai l'indirizzo, mi dai l'indirizzo telematico da riportare in fattura?
rimane spaesato e ci dice io non ho nessun indirizzo telematico, può capitare, soprattutto all'inizio, io devo emettere quella fattura, posso riportare nel campo codice destinatario il codice 7x0 e basta, il postino prenderà questa fattura e la metterà a disposizione del cliente nell'area autenticata del portale fatture corrispettivo. All'interno di quest'area autenticata sia l'emittente, quindi sia il cedente prestatore, quanto il cessionario committente possono andare a vedere tutte le fatture emesse e ricevute dal sistema di interscambio o anche le fatture messe a disposizione, quindi emesse perché sono emesse e quindi scatta l'esigibilità e messe a disposizione del cliente. Il cliente, vedendo e cedendo nel portale fatture corrispettivi nell'area di consultazione, vedendo le sue fatture ricevute o quantomeno messe a disposizione in quell'area, può vedere appunto quelle che sono messe a disposizione. Se clicca su visualizzazione o scarico, in quel momento riceve la fattura. Quindi da quel momento scatteranno i termini di detraibilità della fattura per il cliente. È ovvio che nel momento in cui a livello pratico il fornitore alla richiesta mi dà l'indirizzo telematico, alla risposta scusate del cliente non ce l'ho, nel momento in cui valorizza con 7x0 il codice destinatario avrà cura di dire al cliente guarda che la fattura ti arriverà, ti verrà messa a disposizione nella sito autenticata dell'Agenzia delle Entrate e quindi valla a recuperare di lì, perché altrimenti non potrai detrarre l'IVA se non vai a scaricartela di là, a visualizzarla, a scaricarla, ok? Qui c'è una sottigliezza, abbiamo scritto nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che questo aspetto vale ai fini fiscali, non potevamo regolamentare gli aspetti commerciali, né il postino deve entrare in queste, ovviamente, in questi aspetti. Quindi diciamo che guardiamo il processo dal punto di vista strettamente fiscale. Io ho mandato la fattura al sistema di interscambio, l'indirizzo che ho inserito dentro la fattura è 7x0, il codice di default. Sono al corrente che quella fattura per me è emessa se il sistema di interscambio mi dice che i controlli sono andati a buon fine e mi manda la ricevuta di impossibilità di consegna. Quindi il postino mi sta dicendo la fattura emessa è buona, ma guarda che io non sono stato in grado di consegnarla al cliente. A quel punto io come fornitore mi attiverò nei confronti del cliente per sensibilizzarlo ad andare a recuperare la fattura nel portale. Dopodiché, diciamo, se il cliente non la va a recuperare non può detrarre l'IVA, fino a quel momento in cui non la recupera e non gli viene consegnata non può detrarre l'IVA. Quindi il concetto è sensibilizziamo ovviamente il cliente nel momento in cui usiamo il codice 7x0 per recapitare in qualche maniera, emettere la fattura. Abbiamo detto anche che questo codice 7x0 io lo devo utilizzare soprattutto nel momento in cui il mio cliente è un soggetto che rientra nel regime di vantaggio, nel regime forfettario, oppure un consumatore finale. In quei casi il codice 7x0 è un codice che devo sempre inserire. In quel caso chi riceve la fattura ovviamente dovrà ricevere, dice la norma, una copia analogica o elettronica da parte del fornitore, che avrà cura il fornitore sempre di dire attenzione che poi comunque la tua fattura elettronica ce l'hai sempre nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Quindi il concetto di fondo, le differenze fondamentali è che noi abbiamo introdotto un processo che in qualche maniera è vincolante, vincola sia nella predisposizione sia nella trasmissione e ricezione, però questo vincolo e questa standardizzazione ha dei benefici, porta dei benefici. Io avrò la certezza, io che emetto, la certezza che quella fattura è emessa con la data, una volta che mi arriva la ricevuta, non di scarto ma di consegna o di impossibilità di recapito,
Avrò la certezza che quella fattura è emessa, saprò che la data di emissione e quindi la data di esigibilità dell'imposta per la mia liquidazione è quella riportata in fattura. Avrò la certezza, posso avere la certezza che il cliente ha ricevuto la fattura perché con la ricevuta di consegna mi arriva ovviamente questa certezza e mi arriva anche l'indicazione precisa della data e dell'ora in cui ha ricevuto il cliente questa fattura. E quella data e quell'ora consentono al ricevente di avere una data precisa e fissa a partire dalla quale può effettuare la detraibilità. Questi sono elementi di vantaggio, ovviamente, in una standardizzazione di questo processo.